Buongiorno a tutti. Abbiamo aspettato un po' di tempo perché c'è ancora qualcuno che si deve iscrivere. In realtà mancano ancora un po' di iscritti, però direi iniziamo perché sennò si va troppo lunghi. Allora, due note tecniche. La piattaforma funziona come direi più o meno tutte le piattaforme che gestiscono webinar, quindi sulla destra dello schermo avete la chat, se dovete scrivere qualcosa, chiedere qualcosa, direi che quello forse è lo strumento più utile perché rimane scritto e appena abbiamo possibilità vi rispondiamo. Avete comunque la possibilità del microfono, vedete sulla sinistra invece tutti i partecipanti. Voi avete tutti le cuffie accese. Se poi dopo in una fase ovviamente avanzata, è chiaro che il webinar è una presentazione, è un'introduzione allo strumento, però poi quando parleremo del software è chiaro che è ben accetta e anzi consigliata anche l'interazione, per cui poi ecco, soltanto una nota, diciamo, metodologica per interagire. Cliccando in basso sulla faccina, vedete la prima funzione è alzare la mano. Alzando la mano, così gestiamo chi può parlare, chi riesce a insomma, chi chiede la parola per fare poi delle domande, insomma, considerazioni, quel che volete. Queste direi che sono le uniche note tecniche. Ora ti chiederei se funziona tutto, è tutto chiaro, avete qualche problema, scrivetemi magari in chat, ok, così se è tutto a posto partiamo. E allora, vedi sulla sinistra tutto l'elenco dei partecipanti. Sotto c'è o il tasto delle impostazioni o il tasto con la faccina. Cliccando lì ti si apre un menu tra cui la prima funzione è alzare la mano. Ok, perfetto. Niente, dai. Allora, iniziamo. Allora, vabbè, questo è il primo di una serie di eventi che faremo nel corso dell'anno. Ne stiamo calendarizzando uno per fine maggio sull'altro, strumento software di GVI, che è Leader 360. Questo è su Remapper, quindi intanto partiamo così. Da cosa nascono, insomma, qual è il contesto nel quale si inseriscono questi webinar? Comiti Ter, insieme a Studio Grosso e Geodato One, del geologo Carrieri, abbiamo avviato una collaborazione, una partnership con Green Valley International. Green Valley International, non so se avete avuto modo di vedere, è un'azienda di Berkeley, quindi ha sede a Berkeley, in California, che si occupa di software e hardware per rilievo e ricostruzione tridimensionale. In buona sostanza, un'azienda relativamente giovane, con prodotti relativamente nuovi, direi nuovi, nel senso che sono sul mercato in maniera sostanziosa da 2 anni circa. Hanno una rete commerciale che si è sviluppata dapprima negli Stati Uniti, ovviamente, per ovvie ragioni diciamo, di vicinanza, e in Giappone, perché molti degli sviluppatori che stanno all'interno di Green Valley vengono da lì, c'erano e ci sono tuttora collaborazioni con l'università, con alcune università giapponesi, quindi uno stretto legame col Giappone. Ancora la settimana scorsa erano in Giappone
presentare le nuove versioni sia dei due strumenti software sia di alcune componenti hardware. Poi hanno una serie di rivenditori sparsi per il mondo, in particolare in Australia, comunque sul sito vedete l'elenco. In Italia non avevano nessuno, in Europa poco. Ci sono due aziende, una in Francia, una in Germania, che si occupano, che insomma fanno da rivenditori, però appunto non avevano ancora presidiato molto quest'area. Allora noi è chiaro che la cosa poteva, è chiaro, insomma, la cosa poteva interessare, e abbiamo prima guardato un po' bene gli strumenti, e adesso poi di questo vi dirò, perché è un settore, quello della ricostruzione 3D, per chi ci conosce, che è un settore nostro, diciamo, sul quale lavoriamo molto, comunque un settore di grande interesse, quindi volevamo affacciarci in quel settore anche un po' da questo punto di vista, non soltanto come utilizzatori. Arrivo, Rolando, finisco solo la frase, ho visto che hai alzato la mano. Dopodiché, insomma, abbiamo provato un po' gli strumenti software, abbiamo proposto loro l'opportunità di, almeno per questo 2018, iniziare a collaborare strettamente con una partnership per diventare rivenditori sul territorio italiano. Loro sono stati molto contenti, nel senso che poi la prima parte di collaborazione è stata particolarmente intensa, abbiamo fatto molti test, abbiamo mandato loro parecchi feedback. E quindi insomma così è nata. L'accordo è stato avviato inizio 2018, a valere su tutto l'anno, quindi si chiude, auspicabilmente poi proseguirà, però insomma questo è un accordo che vale fino a dicembre 2018, è un accordo fatto tra GTR e GVI, lato GTR è, appunto, vi dicevo, in partnership con Studio Grosso, Giudato Nuovo. In partnership cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro interesse è quello di, sul territorio italiano, cominciare prima di tutto a creare una community di utenti, un gruppo di utenti italiani di prodotti GVI, fornire un'assistenza sia vicina, che sia in italiano, perché i prodotti GVI attualmente sono, anche i manuali, sono in inglese e in giappone, insomma, c'è qualcosa, qualche pezzo, però non c'è nulla in italiano. Quindi fornire un'assistenza, fornire supporto, agli utenti italiani. Per questo abbiamo attivato la mail che avete visto, direi, anche nelle news con cui anticipavamo il webinar, comunque assistenza.gvi@gtr.it. Con questa noi, diciamo, entro tempi molto ragionevoli, rispondiamo, ci mettiamo in contatto con chi è interessato, sia per questioni, diciamo, tra virgolette, commerciali, sia per questioni tecniche. Quindi questo è un po' il nostro obiettivo. Partiamo dagli strumenti software, nel senso che appunto per il momento GVI ci ha fornito, ci ha dato, diciamo, mandato di commercializzare i suoi due prodotti software, Rimapper e Leader 360. L'intenzione è quella poi di ampliare la collaborazione anche con gli strumenti hardware. È chiaro che la parte hardware va gestita in maniera un po' diversa, un po' più complessa. Anche da parte loro, vi dicevo, sono un'azienda giovane, quindi anche la parte di dire, spedizione all'estero la stanno iniziando a gestire. Quindi, però, ecco, l'intenzione lato GTR e lato GVI è quella di poi proseguire dal 2019, comunque anni seguenti, anche sugli strumenti hardware, sui quali non mi soffermo, però insomma. Li vedete cioè c'è anche un backpack molto interessante, insomma, una serie di strumenti di questo tipo. Questo è un po' il contesto nel quale si inserisce questo evento di oggi e i prossimi. Sul prossimo vi faremo sapere la data per l'IDA 360.
Allora, i primi partecipanti, cioè voi, hanno, dal nostro punto di vista, insomma, l'intenzione nostra è quella, o l'aspettativa nostra, è quella che i primi partecipanti abbiano una serie di vantaggi, che sono intanto quello di cominciare a partecipare e diventare membri di una community, per quanto inizialmente piccola, italiana di utenti. Questo è un vantaggio perché, come vedrete, adesso poi vi dico, quando parliamo un po' del software, però ho ripetuto più volte che GVA è un'azienda relativamente nuova e che sono in fase iniziale. Questo da un lato non nascondo che, come dire, si traduce anche in alcune funzionalità lato software che devono essere messe a punto. E queste adesso le vedremo e non è per nulla mia intenzione nasconderle. L'altro, però, di contro, il vantaggio è che, appunto, vi dicevo, sono molto recettivi e molto dinamici, per cui tutti i feedback che arrivano e che fino ad ora sono arrivati da noi, da Giterra, da Studio Grosso, da Dumas, che abbiamo fatto dei test, ma possono arrivare, auspicabilmente, ci aspettiamo che arrivino anche da voi o da chi utilizzerà questi strumenti. Ecco, sono, come dire, molto recettivi. È una fase nella quale è un approccio, pur essendo un software commerciale, un po' più simile all'ambito open source. Poi è chiaro che le scelte restano ovviamente comunque loro, però c'è molta possibilità essendo in questa fase iniziale, no? Quindi sono molto responsive da questo punto di vista. Quindi questo è un vantaggio importante per i primi utilizzatori. L'altro vantaggio, molto più banale, diciamo così, però interessante, è quello della scontistica che GY ha applicato, che avete visto, immagino, nelle news che abbiamo mandato, ma che vi ribadisco, del 35% sull'acquisto dello strumento della licenza per tutto l'anno 2018. Quindi adesso noi poi manderemo i vostri nominativi, faremo l'elenco, diciamo così, di chi ha partecipato, quindi se nel caso poi vi rivolgeste a GVI per l'acquisto di, in questo caso, di Mapper e poi Leader 360, avrete nel caso questo sconto del 35%. Queste sono un po', questo è un po' quello che volevo dirvi. GTER, per chi non conosce GTER, è sparito. Ok, è tornato. Per chi non conosce GTER, brevissimamente, noi siamo uno spin-off dell'Università di Genova che si occupa, vabbè, qua sono le persone, ma non so, che si occupa di queste macro aree, che lavora e ha attività in queste macro aree. Tra queste macro aree vedete che ce ne sono due in particolare, Photogrammetric Survey e Laser Scanner di Model Processing, che riguardano l'argomento di oggi. A parte questo, ecco, qua vedete un po' di attività che abbiamo fatto. Si parla quindi dei rilievi sia terrestri sia da UAV. Qua ci sono un po' di casistiche di diverso tipo. Vedete esempi di cave in alto a sinistra, una chiesa, quindi comunque rilievi architettonici. I rilievi, un esempio dei numerosi rilievi che abbiamo fatto invece nelle aree terremotate, un'antenna, un traliccio di un'antenna, anche questo è un settore piuttosto interessante. Comunque, insomma, tutti i rilievi che riguardano o fatti con UAV, o fatti con laser scanner terrestre, o spesso integrando le due tecniche, rilievi comunque per la ricostruzione tridimensionale, anche con precisioni abbastanza spinte. Poi, vabbè, ci sono un po' di altre attività che facciamo. Lavoriamo con strumenti GIS. Strumenti GIS, quindi, vuole dire modellazione. Ah, a parte che rimane fuori. Okay.
Quindi facciamo modellazione ambientale, modelli numerici o comunque insomma attività in ambiente di desktop. Più frequentemente attività in ambiente GIS web, quindi sviluppando sistemi informativi su web, tipicamente per pubbliche amministrazioni, ma non solo. Questi sono due esempi per pubbliche amministrazioni. Ci sono poi altri esempi, questo si riferisce a uno dei prodotti che abbiamo, che si chiama GIS Hosting, che invece è spesso rivolto anche a privati, che è uno strumento di hosting per pubblicarsi in autonomia, per crearsi in autonomia il proprio geoportale. Questo comunque vado veloce perché non è l'oggetto, però insomma una presentazione iniziale di GITER. 3D hosting, stessa cosa, ma per, quindi sempre servizio di hosting, ma per modelli 3D, quindi per risultati del rilievo fotogrammetrico o laser scanner. Ci occupiamo poi di posizionamento GNSS in particolare, vabbè, questo è un caso specifico, però insomma, studiando soluzioni, implementando soluzioni per il posizionamento GNSS di precisione, questa è una delle applicazioni di posizionamento GNSS di precisione. Qui vabbè, nostri collaborazioni o clienti sparsi qua e là. Questo è GITER, che appunto molte delle cose che fa GITER, che abbiamo visto prima, specialmente in ambito rilievo tridimensionale, sono fatte in collaborazione con le persone che vi citavo, quindi Studio Grosso e Geodato One. Cominciamo invece a parlare di V-Mapper andando sul sito. Allora, vi condivido lo schermo. Allora, come vedete, avete visto, forse vi abbiamo mandato alcune news. È uscita da poco la nuova user guide sia di V-Mapper sia di Ah, scusate, ho condiviso il schermo sbagliato. La user guide della versione di V-Mapper 2.2. Noi utilizzeremo per oggi, per farvi vedere la presentazione, ancora la versione 2.1 perché la versione 2.2 è uscita proprio da poco, la settimana scorsa, quindi insomma, avevamo già il materiale pronto sull'altra. Però il consiglio è di andarla a vedere, perché è cambiata abbastanza, diciamo, ed è molto, anche la versione è molto intuitiva. La versione nuova è molto intuitiva. Aspettate che sto cercando di condividere lo schermo. Ok, quasi. Allora, lo schermo è. Eccolo qua. Allora, vedete lo schermo? Sì, direi di sì perché mi compare davanti prima. Perfetto. Allora, questo è il sito. Vedete i software, Leader 360, V-Mapper e poi la possibilità di scaricare. Ecco, una cosa importante da dire subito è questa. Immagino abbiate già avuto modo di controllarlo. Comunque, insomma, c'è una free trial per V-Mapper. La free trial, che dura un mese, ha alcune limitazioni legate al numero di foto da poter processare. Siamo sotto le non ricordo più, chiedo conferme 80, direi 80 foto, però le funzionalità sono quasi tutte attive. Quindi c'è solo la limitazione al numero di foto, per cui i progetti relativamente piccoli. E poi dura un mese.
Leader 360 direi che la versione base, almeno perché poi la Leader 360 è fatto di moduli, ma avremo modo di parlare nel prossimo webinar, però direi che la versione base non ha limitazioni se non quella del mese. Per cui avete modo di provarli tranquillamente, liberamente, direi in maniera abbastanza completa. Quindi la free trial è qua, la user guide che vi dicevo è questa. Questa è la user guide nuova. È fatta abbastanza bene, nel senso che vabbè, è molto dettagliata, segue un workflow di lavoro piuttosto lineare, che è quello che seguiremo anche oggi. Si riferisce appunto alla versione nuova, che è quella che nella solita era scaricate, che non è quella che vedremo oggi. Ma cambiano alcune cose, ma non, ovviamente non è stravolto, diciamo che le funzionalità sono abbastanza. Quindi per scaricare in questo modo, il download, dopodiché per l'acquisto si tratta di inviare poi a GVI, una volta che avete scaricato la versione trial, la richiesta. Allora, anche su questo cercherò di essere molto chiaro. L'acquisto, una volta, fino a qualche mese fa, c'erano anche i costi, i prezzi online. Ora li hanno tolti. Comunque, l'eMapper è sui 1000 dollari, più o meno, la licenza. Dopodiché c'è lo sconto del 35% per voi. È sui 1000 dollari, c'è poi un circa 150 euro l'anno, 150 dollari l'anno di assistenza e manutenzione, nuovi release, lato GVI. La nostra assistenza e manutenzione italiana sta in quei 150, ovviamente, a meno che non si tratti di fare dell'altro, diciamo così. Però ecco, 50 è tutto compreso. Noi adesso aspettiamo, d'accordo con GVI, che si stabilizzi la loro versione almeno a livello di user guide. Con questa nuova user guide direi che siamo già in una versione che sarà simile alle successive, quindi è abbastanza diciamo, cristallizzato, perché cambierà, modificherà giustamente, però diciamo, questa è già una versione di base importante, però dicevo, l'accordo con loro è che quando si arriva a una versione che entrambi condividiamo essere sufficientemente definitiva, poi procederemo anche alla traduzione in italiano della user guide. Quindi questo è quanto direi per quanto riguarda, però insomma, sono questioni abbastanza che immagino abbiate visto anche da soli. Come è fatto il software? Veniamo al software. Ah, però devo allargarvi un po' la. Vedete tutto il software? Sì, forse sì. Allora, questo è l'eMapper. Allora, scusate, alcune cose tolgo questa perché sennò diventa complicato. Allora, vabbè, la logica è abbastanza semplice. Per chi ha familiarità con queste cose, con questi strumenti, la logica non è molto dissimile da altri strumenti che fanno le stesse cose. Per intenderci, anche visivamente, rispetto a Photoscan, diciamo, non stravolge l'approccio. Direi abbastanza simile. Là in alto vedete il menu, che però mi risulta cambiato, scusate, devo correggere un attimo l'area di condivisione, direi, perché il menu mi risulta cambiato e volevo farvi vedere quello, ma
Allora, cercherò di ecco, sì, ok, meglio. Scusate questo intermezzo, ma mi mancava la barra in alto del menu, che peraltro non è nulla di particolarmente, cioè, non stravolge niente, ci sono le cose abbastanza standard, però. Quindi là sopra avete il menu, file con tutte le funzionalità, diciamo, generiche, che adesso poi vediamo, workflow, a cui accedete alla funzione di processing, che poi è quella che si suddivide nei vari step di processamento, che adesso nuovamente vediamo. C'è un menu di tool dove ci sono i tool, appunto, comunque insomma alcuni abbastanza standard, anche qui però poi nelle loro funzionalità interessanti. C'è un interessante tool di preprocessing, che adesso vediamo, che è una caratteristica che hanno anche altri software, però non tutti, e poi qua devo dire abbastanza semplice da usare e con buon potenziale. C'è il menu di view, da cui possiamo decidere cosa accendere e cosa spegnere all'interno della finestra, e anche qui come dire, come configurare su Windows, come configurare la nostra finestra, quindi quali sottofinestre accendere e quali no. Da help, come di consueto, potete o vedere l'help o, ecco, attivare la licenza. Ok, quindi da qua su Activate License potete, nel nostro caso non l'attiva poiché è già attivata, nel vostro caso compare un link da inviare via mail all'indirizzo che è di sopra. Viene indicato a GUI, il link viene creato ad hoc per la vostra macchina, quindi la licenza è legata alla macchina, alla singola macchina. Non c'è necessità di chiavi, è una chiave software legata al MAC address, sostanzialmente. Questo è il menu, sotto ci sono le icone, anche qui abbastanza standard, quindi non mi soffermo. Questo è il menu di process, quello che troviamo da workflow. Ci sono i vari resize region, c'è una funzione di edge detection e poi alcune funzionalità per selezionare le camere, che adesso comunque vediamo. La logica di funzionamento, vi dicevo, è non molto dissimile a quella degli altri software dello stesso tipo. Dello stesso tipo intendo software che abbiano anche lo stesso target, in parte anche dal punto di vista dei costi, perché è chiaro che questo strumento a noi all'inizio ha interessato molto per le potenzialità che aveva e che ha. Lo abbiamo visto come uno strumento interessante anche, non nego, per una questione di costi, che sono oggettivamente abbastanza contenuti. È chiaro che ci sono gli strumenti software da 6-7 mila euro che fanno delle cose molto belle, molto importanti, però insomma quello va considerato. Quindi è chiaro che noi adesso lo abbiamo paragonato, abbiamo fatto numerosi test rispetto a strumenti che abbiano quel target, quindi quel tipo di costo. Un'altra caratteristica che è abbastanza importante secondo noi per questo tipo di strumento è la rapidità. È abbastanza rapido a fare, poi ovviamente questo dipende dalle macchine, però è abbastanza rapido a fare del processing, anche con volumi di dati importanti. È uno strumento abbastanza rapido. Questo diciamo che per quella che è la nostra esperienza gioca un ruolo importante, nel senso che non sempre si ha tempo di
farsi il processing con calma e dedicarci un po' di giornate. Vi facevo prima l'esempio nella presentazione iniziale dei rilievi fatti per il terremoto, quindi giù nelle zone terremotate. Beh, lì diciamo che aver avuto uno strumento un po' più rapido che ci consentisse di fare, mentre eravamo lì, un processing anche magari non troppo raffinato, però veloce, beh, sarebbe stato utile. Quindi questa è una caratteristica, diciamo, che abbiamo notato direi da subito e che ci ha interessato, che ci pare interessante. Un'altra cosa importante, diciamo, a livello di introduzione generale, di caratteristiche generali, prima di entrare poi sul funzionamento del software, è che attualmente nasce per lo più per rilievi da UAV, un po' meno per rilievi da terra, e ha ottime caratteristiche da un punto di vista della ricostruzione del DEM o del DSM, quindi consente di ricostruire DEM e DSM facendo una classificazione molto, molto interessante, molto accurata. Questo perché? Perché GUI, e se parteciperete anche al webinar su Leader 360 ve ne accorgerete, è interessata principalmente a quell'ambito lì. Hanno il loro leader da UAV per fare voli di quel tipo e classificare, ad esempio, il terreno rispetto all'edificato, rispetto agli alberi, alla vegetazione, quindi la loro strumentazione hardware anche va in quella direzione, a parte il backpack, che è lo zainetto, che è un altro settore, però diciamo, puntano molto su questo aspetto qua, la classificazione della nuvola di punti, suddividendo in maniera sufficientemente automatizzabile e automatizzata, suddividendo tra appunto terreno e tutto ciò che ci sta sopra. Questa è una caratteristica di nuovo interessante se la fa bene, e come dire, secondo noi la fa bene, è interessante, è chiaro, anche qui è interessante, non sempre, dipende dal tipo di rilievo, però di nuovo vedevate prima nella presentazione, c'era un esempio di una cava, ecco, in quel caso lì, ad esempio, è piuttosto interessante questo tipo di funzionalità. Di contro, devo dire, per tenere fede a quanto vi ho detto all'inizio, cioè cercherò di essere, come dire, trasparente. Di contro, devo dire che invece, in questa fase, anche se devo dire ci stanno lavorando e dovrebbe cambiare nella prossima, ha un po' più di difficoltà nella ricostruzione delle pareti verticali, proprio perché nasce, almeno inizialmente, per creare DTM, DSM, DEM, cose di questo tipo. Dicevo che appunto nasceva con quella logica, perché quello era il loro interesse iniziale. Dopodiché, come sempre, quando il prodotto lo si crea e il prodotto funziona bene, da lì in poi si comincia a lavorarci per renderlo il più generico possibile. Questo è quello che si sta facendo, quindi si sta andando in questa direzione. Attualmente, però, così è. Direi che possiamo passare a questo punto a vedere il software. A vedere il software, questo, vabbè, questa è l'interfaccia, questo è un progetto già avviato, adesso ripartiamo e ne avvio una nuova. Ecco, facciamo così, a questo punto, prima di partire con il nuovo progetto, c'è qualche domanda, se no vado avanti, nel caso alzate la mano. Va benissimo. Ok, vabbè, io procedo poi dopo in qualsiasi momento intervenite. Allora, dicevamo, partiamo con allora, un progetto nuovo. Ecco qua. Nella creazione del progetto posso inizialmente editare opzioni di default del singolo progetto, che
che comunque possono essere poi modificati anche a posteriori, una volta che il progetto già c'è, ovviamente. Però inizialmente posso appunto creare delle opzioni, un set di opzioni di base che mi rimane standard. Tra l'altro, come vedete, tanto diamo un nome, lo chiamiamo Webinar 2, Project Location, quindi ovviamente dove andiamo a salvare la nostra cartella che conterrà poi tutto quanto, e poi un template. Vedete che qua ne abbiamo già creati un po', quindi partiamo. Posso crearne eventualmente uno nuovo. Come faccio a creare uno nuovo? In questo modo, Edit, mi si apre Project Template Editor. Con il più creo il nuovo template, con questo lo elimino, oppure in questo modo posso editarne uno già presente. Qui posso importare e esportare degli editor, dei template, scusate, già creati. Per cui, per dire, se io ho due versioni di Limapper, mi scarico, mi esporto da qua il template e me lo carico sull'altro PC, in modo da essere sicuro che il set di parametri utilizzato sia esattamente lo stesso, quindi da uno all'altro cambia solo la macchina, se volessi, ad esempio, fare dei confronti o testare qualcosa su altre macchine. Posso copiarlo, vediamo, partiamo da uno, ad esempio, questo qui, 3D Dem, editiamolo, vedete che ci sono le opzioni per l'allineamento, la fase di allineamento, la costruzione della Dance Cloud, la costruzione del Dem e o DSM e delle ortofoto. Cliccando su Options, poiché io ho attivato tutti e quattro gli step del processing, cliccando su Options vedo tutte e quattro le tab. Se invece avessi cliccato e avessi attivata solo una, ne vedrei qui soltanto una. Quindi sull'allineamento delle foto posso definire, e qui veramente il parallelismo con Photoscan è abbastanza evidente, devo dire. Quindi qua chi ha usato quello strumento credo che non abbia particolari difficoltà a usare questi parametri e a dimensionare questi parametri, perché sono abbastanza simili. Quindi la detection dei punti in fase di allineamento, quindi il livello di poi si traduce al livello di accuratezza, diciamo così, dell'allineamento, quindi quanti punti high, medium o low, chiaro, poi questo influisce anche un po' sulla velocità. Per fare il matching, come faccio a copiare, diciamo così, le immagini, posso o utilizzare, dirgli, come dire, di utilizzare l'informazione aggiuntiva importante, soprattutto in termini di rapidità, della posizione del centro di presa, quindi reference. In questo modo l'allineamento è decisamente più rapido. Poi è chiaro che dipende anche dal numero di foto, però è decisamente più rapido. Posso dire di non usarlo, con generico, oppure posso dirgli di fare un pre-controllo, diciamo così. Lui fa un pre-controllo, verifica quali sono le foto più simili e poi tra quelle più simili fa il matching, quindi trova i tie point. Qua sotto di nuovo, ecco, poi per ogni posso decidere un numero massimo di tie point e un numero massimo di feature da ricostruire su ogni immagine. Anche questo influisce sul livello di dettaglio. Poi ci sono i parametri del bundle adjustment da stimare. Posso decidere di tenerli tutti come incognite, oppure se alcuni li avessi già, posso decidere di non averli come incognite. Tipicamente qua si utilizzano tutti come incognite di solito, almeno per fotografie da UAV. E poi vabbè, c'è questo parametro di soglia con cui individuare degli outlier, per cui se diciamo il matching tra due tie point, diciamo,
se si evidenzia una differenza superiore ai 6 pixel su due ipotetici dei point, ecco, quelli vengono eliminati. Qua sono 6, ora poi dipende da cosa uno deve fare, dalla qualità delle immagini e da tutte queste questioni. Sulla Dance Cloud c'è poco da dire, direi. Ci sono due, cioè la qualità, che può essere ultra high, medium o low, e questa di nuovo è una questione, direi, di fare un giusto bilanciamento tra la rapidità di processing e il risultato che mi aspetto. Se voglio la nuvola più densa, più definita, quindi sceglierò un ultra high, però è chiaro che ci mette di più. Il type, ecco, questa è una cosa invece, vedete che c'è un 3D o un 2D? 2,5D. Il 2,5D è quella modalità proprio adatta per la generazione del demo del DSM, cioè lì le pareti verticali vengono quasi totalmente trascurate, non vengono ricostruite. Vengono ricostruite invece tutte le caratteristiche che sono funzionali a una ricostruzione il più possibile accurata del DEM e o DSM. Se invece voglio una ricostruzione 3D a tutti gli effetti, utilizzo questa. Con la ricostruzione 3D, non è. Anche con la ricostruzione 3D, scusate, riesco ovviamente a fare DTM e DSM, però ho anche un modello 3D. Diciamo che l'altra la si usa solo nel caso in cui il mio interesse sia veramente soltanto quello di creare DTM, DSM, DEM, quindi è un po' più rapida, ed è ottimizzata per quell'obiettivo. Altrimenti creo una nuvola sempre, insomma. Sul DEM o DSM, vedete, io posso decidere se costruire il DEM o il DSM. Sul DSM non ho molto da dire, se non la risoluzione che mi aspetto. Posso impostare la risoluzione che mi aspetto in metri. Sul DEM devo dargli qualche informazione, perché deve fare la detection, quindi deve la classificazione in qualche modo, quindi deve avere qualche informazione su quanto sono grossi gli edifici, quindi max building size. E su la pendenza del terreno. Perché la pendenza del terreno? Perché come dire, al di sopra di quella pendenza lui considera che siano pareti di altro tipo, quindi antropiche o comunque in qualche modo gestite, cioè, che non sono terreno. Se invece è chiaro che quello del parametro lì dipende molto dalla zona in cui siamo. Se siamo in una zona prettamente pianeggiante o comunque con poche pendenze e tutto ciò che è più sopra di 20 gradi è qualcosa che non è terreno, beh, è un'informazione che in fase di classificazione al software è molto utile. Se sono ad esempio in cava, ovviamente invece è diverso, perché ci sono i gradoni e i gradoni mi interessa che vengano classificati come terreni, quindi insomma dipende un po'. L'iteration distance, l'iteration angle, diciamo, sono diciamo, quanto il software, diciamo, come dire, questo sì, non è semplicissimo da spiegare, però quanto discretizza, ecco, diciamo così, quanto discretizza il modello per capire se c'è l'edificio oppure no. Quindi lui ogni 1,60 m in quel caso lì verifica se il pixel appartiene all'edificio oppure no. Ecco, in questo senso. Anche qua posso decidere una risoluzione o automatica o impostata a mano dall'utente. Quindi nel caso del DEM avrò terreno sostanzialmente, nel caso del DSM avrò la superficie, il modello digitale della superficie, quindi comprensivo di tutto quello che ci sta sopra, che siano alberi, che siano
i filtri, che siano auto, che sia quello che è. Per poi, vabbè, questa distinzione tra DOM e T-DOM probabilmente verrà eliminata, quindi questa è una true ortofoto, e vedete che anche i parametri sono gli stessi, quindi in realtà andiamo su questa qua, vabbè, di nuovo c'è un livello di dettaglio, posso applicare una color correction. E posso indicare max oblique angle, quindi che voglio usare, cioè posso dirgli che le foto che hanno un angolo obliquo superiore a tot non vengano utilizzate per generare l'ortofoto, perché sono troppo scorciate, perché hanno una luce diversa, perché magari hanno anche una risoluzione diversa. Quando facciamo voli navirali e voli non navirali, potremmo decidere di utilizzare solo le foto laterali per l'ortofoto, perché qualche volta anche le caratteristiche proprio dell'immagine sono abbastanza diverse. Banalmente è diversa la distanza dall'oggetto, alcune volte perché vola a 45 gradi o sono inclinato, si fa più basso o più alto, tipicamente più basso, quindi si può decidere di eliminare questo tipo di immagine. Ecco, poi ci sono queste altre opzioni. Posso decidere di avere immagini navirali, oblique o multispettrali, e poi l'accuratezza dei centri di presa. Quindi posso accuracy, location accuracy e rotation accuracy. Cioè, tanto mi fido della posizione del centro di presa. Ah, no, vedo adesso una domanda di Paola. Sì, adesso ti rispondo. Quindi, quanto mi fido dei centri di presa? Ecco, e lo inserisco lì. Se il centro di presa è determinato con il GPS che sta a bordo del drone, 10 metri, 5 metri. Quello che è, insomma, se è generato con un GPS che sta a bordo del drone, che registra i dati grezzi e che io post processo, beh, allora l'accuratezza ovviamente cambia, ovviamente. Può cambiare. Quindi qua posso impostare l'accuratezza sia della posizione sia della rotazione, dipende dagli strumenti che ho avuto. No, per rispondere Paolo, allora, DEM e DTM per il software sono la stessa cosa. Diciamo, no, però lui distingue tra DEM e DSM, non distingue tra DEM e DTM. Quindi adesso poi li vediamo, genera o il modello dell'elevazione o il modello della superficie. Sì. Non gira perché poi vabbè, è anche una questione in parte terminologica, e peraltro la terminologia a me è capitato, almeno su stati diversi, non è sempre la stessa. Parlando di queste cose, come tutte le, diciamo, tra virgolette, un po' questioni terminologiche e o convenzionali. Ogni tanto ci sono un po' di fraintendimenti di questo tipo. Diciamo adesso, poi vedendolo è più immediato, però appunto lui distingue tra questi due. Gli interessa eliminare sostanzialmente il costruito e la vegetazione. Questo è un po'. Ok, questo per quanto riguarda la creazione del progetto. Quindi il progetto viene creato così. Noi ad esempio in questo caso scegliamo questo Dance3D DEM come project template, diamo ok e creiamo il progetto. Creiamo il progetto, posso importare delle foto laterali, oblique o multispettrali. Per le foto laterali cominciamo. Allora, aspettate che provo.
a farmi vedere. Sì, facciamo una cosa prima. Facciamo un'altra cosa. Allora, io ho creato il mio project template. Partiamo subito un attimo dai tool, perché ce n'è uno, che è quello del preprocessing, che è interessante. Ha due funzioni, undistort e isremove. Vediamo isremove. Undistort, nel senso, se abbiamo delle distorsioni importanti sulle foto, possiamo inserire qua dentro manualmente tutti o alcuni parametri che conosciamo, la camera, l'ingrandezza focale, il pixel size, CCD correction, no, tutti i valori che dipendono dalla camera, possiamo inserirli manualmente, caricare delle foto e correggere la distorsione delle foto. Ora, qua però, siccome non abbiamo i parametri della camera ed è anche un po' più lungo, vi faccio vedere l'altro, che peraltro funziona poi come logica allo stesso modo. Questo è Laser Removal, quindi elimina l'haze, quella nebbiolina, no? Quella patina, ogni tanto dovuta ad esempio al fatto che comunque, insomma, quella non nitidezza, ecco, mettiamola così. Posso scegliere le foto, quindi ad esempio noi poi vedremo questo progetto. Ah no, scusate, non è qua. Abbiamo le foto. Abbiamo le foto, scelgo la cartella dove ho le foto. E poi scelgo una cartella nuova, nel nostro caso è Photo Laser Removal. Ok. Lancio il mio preprocessing e, come dire, vengono eliminate vengono create, quindi nell'altra cartella, la cartella nuova, vengono create le stesse foto che vengono in input, però tolta la nebbiolina, diciamo così, no? L'haze. Ora potevo forse non lanciarlo, perché adesso ci no, visto che l'abbiamo fatta, però nel frattempo avete domande, altre questioni? Ah, Paolo, hai rialzato la mano o era la domanda di prima? Ah, ok, a posto. Quindi questo è Laser Removal. Che è da fare prima, le funzionalità di preprocessing, sia questa che l'altra, sono peraltro interessanti perché, come dire, non creano le foto all'interno del progetto, ma le creano, avete visto, in una cartella esterna. Per cui se poi io quelle foto di cui ho corretto la distorsione o di cui ho eliminato quel po' di opacità le voglio utilizzare all'interno di un altro strumento, posso fare, come dire, ho il mio dataset esattamente uguale a quello iniziale, ma ripulito dell'Haze, ad esempio. Quindi questo è un tool di pre-processing. Allora, adesso appena sì, forse, facciamo una cosa, tanto vediamo. Sta finendo. Intanto vediamo questa parte qua. Da Tools su Settings avete la possibilità di impostare alcuni parametri. Sul language, come vedete, c'è un English e un Chinese Simplified, quindi facciamo la scelta e su questo appunto ci lavoreremo. CPU core to use, se per caso voleste destinarne meno rispetto a quelli che avete sulla vostra macchina, poi in size è una questione di visualizzazione.
sul coordinate system, attualmente non c'è nessun coordinate system, poi potreste impostarne uno. Ma coordinate system in genere di solito viene poi, come dire, definito dai ground control point, quindi in realtà non è necessario in questa fase. Finito laser removal, dicevo, torniamo a noi, creiamo, volevo farvi vedere laser removal come funziona, cioè non come funziona, ma quali sono i risultati, nel senso che proviamo a vedere due immagini prima e dopo la cura, diciamo così. Eccole qua, progetti, dati. Quindi se prendiamo questa immagine qua, beh, la disegniamo 1 tra 1, e poi prendiamo la stessa immagine qui, ecco, però volevo, questa è l'immagine corretta, quindi rimosso laser, questa è l'immagine non corretta, quindi prima era così, dopo è diventata così. Quindi questa è un po', vabbè, questo è un esempio, poi ovviamente dipende molto dalla foto, dalla camera, dall'ora del giorno, dipende da tante cose, però qualora ci fosse la necessità di compiere questa operazione, viene compiuta all'inizio in questa fase. Next, quindi a questo punto torniamo a dove eravamo, siamo su Webinar 2, che a questo punto non avevamo più creato, usiamo come project template quello che l'avevamo detto, allora, esista, non mi ricordavo. Quindi posso caricare le foto, come le carico in questo modo, vado su, allora, sempre sui dati, scelgo le foto as removed, no, guardiamo questo. Sì. Allora, no, scusate, ero indeciso se usare. Vediamo questo qua. Le foto nativali. Ok? Quindi io carico le foto nativali. Qua le foto nativali sono fino a qua. Apri. Le foto vengono caricate. Eccole qua. Io ho quindi il gruppo 0, che è quello fatto di foto nativali, il modello della camera, il numero di foto, 104, la loro dimensione. Le impostazioni della camera, se poi qua avessi delle cose da modificare, le posso modificare, o se avessi da importare i parametri della camera, lo posso fare da qua. Se poi devo aggiungere una, due, n foto in più a questo gruppo, che ho dimenticato, lo faccio da qui. Quindi con più aggiungo a questo stesso gruppo. Qua sotto ho il dettaglio invece delle foto appartenenti a questo gruppo, per cui numero del gruppo, un valore, un ID della foto, il nome, size, focus, le coordinate e il percorso. Dopodiché ho delle foto oblique in questo lavoro, quindi ne aggiungo altre. Quelle oblique sono queste qua. Partono da qui e arrivano. Importo, eccole qua, sono 44, il gruppo creato è il gruppo 1. Scusate, vedo una domanda nel frattempo. Sì, ok, adesso, allora su questo arrivo, poi lo danno. Finiamo l'importazione. Anche qui,
abbiamo, posso aggiungere le foto, posso vedere tutto quello che mi interessa su ogni singola immagine, però direi niente di particolare. Finish e mi trovo i miei due gruppi, fotogruppo 0, fotogruppo 1, laterale e obliqua. Ok? Qua ho i vari centri di presa, le coordinate che ho importato, che posso vedere o non vedere. Ok? Show GPS. A questo punto, cosa posso fare? Cosa, anzi, devo, direi, in questo caso, importare. Posso importare i centri di presa, nel senso che allora, quei centri di presa, come potrei non averli, nel senso che ad esempio qua vengo in parte a quello che dice Rolando, però insomma, in parte se non facessi fotogrammetria da UAV, ma lo facessi terrestre, potrei non avere centri di presa. Almeno in prima battuta, o comunque potrei, come è il caso specifico, non fidarmi di quei centri di presa per i problemi di cui discutevamo qualche tempo fa con Paolo della DJI. Quindi, comunque, questa è un'occasione semplicemente per farvi vedere come faccio a importare dei punti di presa da file esterno. Ho il mio file. Che è fatto così, no, scusate, camera, che è fatto così, quindi nome della foto, coordinate su diverse colonne, io lo importo e definisco il sistema di riferimento. No, qua prima però bisogna controllare. Bisogna controllare, scusate, perché ho le foto, ho i centri di presa, come vedete, sia in latitudine sia in S-Nord e sia in VGS-34 che in Gauss-Waldner 1.40, perché con S-Nord sono in Gauss-Waldner 1.40. Dipende da come abbiamo poi il GP li abbiamo in Gauss-Waldner 1.40, quindi facciamo tutto in Gauss-Waldner 1.40. A questo punto io qua quindi gli devo dire quali sono le colonne che mi interessano. Intanto gli devo dire qual è il sistema di riferimento, vado a cercarmelo, sono qua 3003 in questo caso specifico, e poi gli dico quali sono le cose che mi interessano. Allora, questa non mi interessa, quindi ignora. Questa non mi interessa, quindi ignoro anche questa. Questa non mi interessa. Questa invece sì, ed è la est. Questa sì, ed è la norme. Questa sì, ed è la quota. Non ho altro, direi. Quindi non le prime due righe. Sulla prima. Ho cercato di eliminare solo delle due, me ne importa. No, scusate, ho sbagliato io a importare non correttamente. Rifaccio rapidamente 3003, dicevamo, questa la ignoriamo, questa la ignoriamo, questa la ignoriamo, est, nord, altitude, mi lo schermo perché voglio. Ok.
questo punto ho le mie immagini, scusate, ho i miei cinti di presa, posso importare anche allo stesso modo, direi, i control point e il GCP. Anche qui, sistema di riferimento, qua è già corretto, hanno il loro nome, hanno il loro est, nord e quota. Eccoli. Sono lì a terra. Quindi queste sono le attività iniziali, importo le foto, importo il GCP, importo i punti di presa. È necessario per il GCP scegliere il sistema di riferimento e il sistema di coordinate. Ecco, qualcosa sui GCP. Allora, scusate, vi impiccolisco perché sennò non vedete la parte sotto. Questi sono i GCP che abbiamo importato, 1, 2, 3, sono 6. Allora, i GCP vedete che possono essere, intanto vabbè, abbiamo le coordinate che sono quelle che abbiamo importato dal file. Possono essere o flaggati come punti di controllo, quindi GCP a tutti gli effetti, o come checkpoint, quindi non vengono usati come GCP, ma vengono usati per il calcolo posteriore, diciamo, della bontà dell'allineamento. Quindi sono dei checkpoint, su di loro viene fatto il controllo di quanto è buono è stato l'allineamento, oppure possono essere utilizzati come tie point, quindi posso inserire dei tie point. Quindi con questa funzione, che trovate da qua, la tool import control point, in realtà posso importare o ground control point, o control point, diciamo, o checkpoint, o tie point. Basta che io poi qua, una volta che li ho nell'elenco, selezioni il flag corretto, control, check o tie. Allo stesso modo, come type, posso decidere di utilizzarli per le tre coordinate, ma anche solo per la parametria o per la quota. Quindi se ho un punto che mi interessa, di cui ho battuto la quota, per esempio, mi fido della quota e usarlo come control point solo con la sua quota, lo posso fare. Posso aggiungerne singolarmente, quindi posso aggiungere un control point, vedete che compare una riga untitled, clicco su, va bene, ora quello che quando vedremo l'immagine è più semplice farlo una volta che c'è già la Spaz Cloud, diciamo così, no? Il numero dei tie point, però posso aggiungere dei punti qua e posso eliminarli. Se clicco su ogni punto, vedete che mi viene evidenziato, quindi qua questi sei arancioni, ogni punto che clicco mi viene rosso. Qua ci sono i settings, per cui il sistema di riferimento è rigido e non rigid, è il modo che viene utilizzato per registrare i control point. Quindi, allora, in buona sostanza, qual è il punto? Il punto è che la soluzione non rigida è, vedete sotto, consigliata quando mi fido molto dei control point, cioè quando penso di avere control point particolarmente accurati. Devo dire che per l'esperienza che abbiamo avuto, le differenze tra le due modalità non sono sostanziali se i ground control point sono presi, come spesso direi accade, con un rilievo di NSS e NRTK. Con quelle precisioni lì la differenza è non apprezzabile. Per cui tipicamente anche poi noi utilizziamo sempre la soluzione rigida. L'ultima funzionalità è l'ottimizzazione dell'allineamento, che attualmente è ancora spenta, ovviamente perché bisogna effettuare prima l'allineamento. Faccio una piccola pausa venendo alla domanda di Rolando. Allora, Rolando, la fotogrammetria terrestre, dunque, in realtà non è vero che non è ottimizzato per la fotogrammetria terrestre.
Vi dicevo, per voli nadirali abbiamo trovato qualche carenza nelle pareti verticali. Ora è chiaro che se però tu rilevi da terra frontalmente a un edificio, troverai carenza sulle pareti ortogonali al tuo punto, alla tua direzione di presa, al tuo piano di presa, scusa. Quindi in realtà non è vero che non ha ottimizzato l'ortogonalità terrestre. Diciamo più la parte di generazione del DMDSM, che è un retaggio di quello per cui era nato, cioè rilievi da UAV per creare appunto DMDSM. Ma in realtà poi viene applicato tranquillamente sia con fotogrammetria da terra sia con fotogrammetria da UAV. Abbiamo alcuni esempi anche di fotogrammetria da terra fatti con la camera sull'asta. Ora poi magari ve lo faccio vedere. Sì, ne abbiamo, e se poi come dire, c'è interesse su questo, sì, diciamo, si può applicare tranquillamente. Il control point, dicevo, quindi simbolometria, a questo punto posso aggiungere dei nuovi control point. Questa parte qua, tra l'altro, sulla user guide è fatta direi molto bene, per cui se poi avete dubbi, non è per dire andatevela a guardare sulla user guide, ovviamente non è questo lo scopo, siamo ovviamente ben a disposizione, però è una di quelle che leggendo la nuova versione di user guide ho notato di essere particolarmente fatta bene. Ok, a questo punto quello che occorrerebbe fare è prima un allineamento delle camere e poi vado a caricare i GCP. Ora potrei farvelo vedere qua, perché è l'occasione per cominciare a vedere un po' il modulo di process. Allora, il modulo di process, vedete che il menu iniziale è esattamente identico al Project Template Editor, quindi ci sono i quattro step. Per il momento mi interessa soltanto l'allineamento, quindi gli altri li spengo. Altrimenti fa tutto il processamento insieme, fa l'allineamento, poi senza fermarsi costruisce la Dance Cloud, costruisce il DEM, il DSM, costruisce l'ortofoto secondo i parametri che gli avevo dato all'inizio. Invece in questo caso mi interessa soltanto l'allineamento, per cui vado un attimino a vedere le opzioni. Vai, se sei il mio collega, Giampaolo. Facciamo l'allineamento perché stiamo lavorando in coordinate proiettate in una umana e pertanto se avessimo utilizzato l'UGS74 potevamo eventualmente già essere il control point. Sì, esatto, giusto. Grazie. Ora qua ho riavviato le opzioni, ma in realtà sono le stesse che avevamo dato prima, quindi le lascio così, direi non abbiamo motivo in questo caso di cambiare nulla. Vi faccio solo notare che come per Selection Mode usiamo Reference, che rende tutto più rapido. E avviamo l'allineamento. Anzi, scusate, facciamo una cosa. Facciamo un allineamento basso, no? Questo sì, altrimenti ci mette troppo, poi comunque ovviamente abbiamo i progetti già fatti e per andare avanti poi andiamo su quelli. Nel frattempo rispondo alla domanda di Guido. Che è ovviamente una sollecitazione dovuta al fatto che lui si occupa in particolare di Leader 360. Certo, le esportazioni, i formati di esportazione sono compatibili con Leader 360, sono due strumenti che nascono per lavorare anche molto insieme. Quindi sicuramente sì, sicuramente sì. L'allineamento delle foto nel frattempo procede. Per una novantina di foto con una
qualità direi medium, se non ricordo male, abbiamo stimato circa 2 minuti su questa macchina che stiamo usando adesso, che non so, è una macchina buona, però è sempre un notebook, diciamo, quindi ci pare abbastanza rapido. Nel frattempo vi faccio vedere questa cosa qua. Siamo arrivati a questo punto, ecco, questo è quello che vi dicevo prima, la parte di user guide in cui si parla di del CCP panel, quindi il modo di editare, aggiungere c'era un control point o qualcosa di diverso. Qua avete la spiegazione, vedete che per ogni GCP poi una volta che è caricato vi dice quali sono le foto che, su cui quel GCP sta, dopodiché le andiamo a controllare una per una e vediamo se fidarci di quel GCP su quella foto, se eventualmente correggerne in parte la posizione o se invece eliminarlo perché, che ne so, è coperto da un albero, non siamo certi di centrare il rapporto fuori esattamente o cose di questo tipo. Sì, ci metto un po' tanto, quindi quasi quasi a fermarlo. E ripartire e andare su quello che abbiamo già. Però nel frattempo, ecco, qua vedete, avete l'interfaccia con cui riesco a aggiungere o togliere nuovi GCP, quindi clicco sull'immagine. Clicco sull'immagine, viene una croce rossa, dopodiché si accende questa icona che adesso vedremo, la vedete qua, in questa parte del software, si accende quell'icona quando sono sicuro che la posizione per me è corretta, clicco su quell'icona, la croce diventa verde e il GCP viene aggiunto. Per eliminarla abbiamo visto con la croce rossa. Sì, a questo punto però sarebbe comodo. Vai. Nel test che abbiamo fatto insieme a Tiziano abbiamo anche riscontrato che una volta fatto l'allenamento e andando a selezionare il control point che noi segniamo, lui automaticamente va a proiettarsi sulle foto che sono interessate da quel punto di obbligatorio a questo control point. Sì, nel caso si fa una selezione, diciamo, automatica. Sì, è abbastanza agevole, come anche qui, anche altri strumenti hanno queste funzionalità. Devo dire che la parte di inserimento di GCP è abbastanza efficace, diciamo, proprio a livello di usabilità è abbastanza semplice, ed è una cosa che per chi di voi lavora in questo campo, dipende quanti sono i GCP, però spesso è abbastanza onerosa, quantomeno è un po' noiosa, ecco, mettersi a caricare tutti i GCP su tutte le foto, dipende anche da quante sono le foto, non è sempre agevolissimo, quindi insomma questo è un po' una fase appunto così un po' lunga, ecco, viene abbastanza semplificata. Ora passiamo non molto perché ci sono parecchie foto. Allora facciamo una cosa intanto mentre sta andando. Sì, vi apro il progetto, quello già elaborato, così lo vediamo. Ops.
Sono qua. No, scusate, sto cercando l'altro progetto. Ecco qui. Sì, no, ne avevo caricato uno sbagliato. Eccolo qua, è quello che avevamo aperto prima, devo metterlo sul vostro, scusate, sul vostro monitor. Eccolo. Allora, qui ho le mie immagini, ora sì, siccome sta andando anche l'altro. Quello che mi interessa, qui ho tutto, le immagini, ho già la lens cloud fatta, ho il DSM, l'ortofoto. Partiamo però da quello che ci stava interessando in questo momento, cioè il BCP. Allora, vi digerisco un attimo. Ground control point, eccoli qua, selezioniamo un ground control point e come vedete compaiono qua sotto tutte le immagini e qua sotto le restanti. Allora, cosa vuol dire tutte le immagini e le restanti? Vuol dire questo. Allora, quando io ho un ground control point, intanto togliamo magari togliamo il GPS che non serve. Quindi, seleziono il T1, qui ho tutte le immagini su cui come dire, ho caricato il T1. Qua sotto ho le restanti. Allora, inizialmente quando clicco su un GCP, questa finestra di mezzo è vuota, tutte le immagini su cui sta il GCP sono nella finestra in basso. Dopodiché ne apro una. Ah, come fa vedere anche point che ovviamente non mi interessa, ne apro una e mi dice dove sta il GCP. Il GCP sta lì. Ora, questa, siccome è molto scorciata e peraltro c'è anche davanti quel cordoletto che in parte ostruisce il GCP, non l'abbiamo poi confermata, diciamo così. Perché questa è la cosa che bisogna fare in questa fase, no? Scegliere una posizione corretta, se ci interessa confermarla, sull'immagine, cliccare qua, vedete che si forma la croce rossa. Se a questo punto io mi fidassi di quella lì, cliccherei su. Facciamolo su Add Photo, questa è la foto numero 116. Se clicco lì, la foto 116 sparisce, vedete da qua sotto e compare qua sopra. Quindi, eccola qua. Quindi a questo punto, vedete che la croce è diventata verde. A questo punto, il GCP sulla foto 116 viene poi utilizzato per l'allineamento assoluto. Quelle che rimangono invece nella. Interfaccia in basso, nella mappa
maschera, diciamo, delle porzioni di finestra in basso a sinistra, quelle non sono utilizzate, perché probabilmente, io non ricordo tutte le foto, però erano questa diversi, vedete, è sempre quel punto lì, è il T1, stessa cosa per il T2, il T2 ne ha un po' che ho scelto, e ne ha un po' che invece sono rimaste fuori per motivi vari. Qua ad esempio probabilmente c'è un albero sopra, o c'è sì, c'è quel muro che quindi in qualche modo potrebbe dare qualche problema. Non siamo particolarmente sicuri, considerando che i GP ce ne sono già tanti, cioè immagini su cui il GP è stato confermato ce ne sono già tante, su quelle siamo andati più e li ha lasciate fuori. Quindi per ogni GCP selezionato vengono indicate le immagini che lo contengono, le passo una per una, verifico se mi fido o no di quel GCP, nel caso lo aggiungo, altrimenti no. Se lo elimino, quindi torniamo alla 116 che abbiamo fatto prima. Torniamo alla 116, vedete qua in basso, del T1, lo seleziono, se lo elimino, sparisce da qua e torna giù. Quindi torna in quelle, diciamo così, papabili, ma non ancora confermate. A valle dell'inserimento di GCP è possibile vedere per ognuno, poi fare, come dire, l'allineamento assoluto, che qua abbiamo già fatto, ma che possiamo rifare, che è l'allineamento assoluto, mi rimuoverà ovviamente i prodotti generati. Quindi, vabbè. No, quindi non facciamolo, perché altrimenti così rischio di vedere anche un po' la test cloud e tutte queste cose qua. Però ecco, a valle dell'inserimento dei GCP faccio l'allineamento assoluto, quindi riporto in un sistema di riferimento che è quello dei GCP il mio modello. Questo per quanto riguarda il GCP e l'allineamento. Ecco, quello che si fa di solito, e anche qui per chi conosce altri strumenti, per cui Photoscan, ma anche altri, Photoscan, Pixel, eccetera, c'è la fase di Optimize Alignment, che a valle dell'inserimento dei GCP all'interno delle immagini mi abbatte, diciamo così, l'errore sul singolo, è una sorta di compensazione ai minimi quadrati in qualche modo. Le altre attività che posso fare in questa, no, beh, in questa fase direi che abbiamo importato, abbiamo preprocessato, abbiamo fatto l'allineamento assoluto, possiamo ecco, però direi già più sui prodotti, lo chiudiamo. Possiamo compiere una serie di altre azioni che sono intanto caricare la Presence Cloud, eccolo qua, la richiesta dei punti è quel parametro che abbiamo determinato all'inizio da Tools Settings, quindi qua possiamo modificare queste cose. Allora, vedete che anche qui vedete che la parete verticale, la piena è abbastanza alta, vedete che la parete verticale qua è presa, ci sono dei buchi, allora questi buchi qua in realtà non dipendono dal fatto che sia verticale, dipendono dal fatto che stanno sotto, e le foto sono queste qua, sono 45 gradi, quindi insomma sono zone d'ombra. Però ecco, anche per rispondere in parte a quello che chiedeva Orlando prima, anche l'edificio aggiunto, ma ci sono degli edifici ricostruiti, cioè anche le parti verticali vengono ricostruite. Qua ad esempio vedete c'è qualche problema su questa parte verticale, questa è molto verticale, in realtà anche qui è una zona d'ombra di rilievo, nel senso che poi non interessava quello, abbiamo rilievo nel di là e dall'alto, e poi abbiamo un rilievo a 45 gradi che per lo più è fronte a questa casa rosa, ma questa parete che
questa parete del muretto bianco che segue questa discesa è ortogonale al piano di presa anche delle foto native, delle foto a 45 gradi, quindi rimane in alto. Abbiamo una bounding box che possiamo editare, quindi impicciolire, cambiarne la forma, spostare, oppure se mi sposto la bounding box a ruoto possiamo alzare o abbassare. Okay. Quindi questo, vabbè, ora mi rendo conto che queste sono funzioni abbastanza base e di nuovo per chi è confidente e che lavora con questi strumenti è abbastanza forse anche banali, ora ve li faccio vedere tutte così per completezza, poi è chiaro se ci sono altre cose se ne può riparlare. Posso poi utilizzare alcune foto, selezionare le foto, selezionarle, quindi qua tolgo. Un'altra cosa sulla body box, oltre a cambiare la forma posso anche ruotarla. Vedete che posso ruotarla e viene elaborata la body box, ovviamente serve perché poi viene elaborato soltanto ciò che sta all'interno della body box. Un reset mi riporta alla box iniziale. Posizione e dimensioni. Okay. Posso fare delle misure qua sopra, quindi che ne so, partire da qua a qua, proseguire, insomma le funzionalità abbastanza standard, quindi questo. Ah, scusate perché nel frattempo non vedo. Posso selezionare le camere. Come faccio a selezionare le camere? Questa è la funzione, Select Cameras. Quindi disegno un poligono. Seleziono le mie camere. Dopodiché, se voglio selezionare quelle esterne, faccio Invert Selection ora. E se dovessi, ad esempio, eliminarle, posso selezionarle ed eliminarle con questa croce rossa a fianco. Quindi qua ho le mie camere selezionate, vedete, quindi se voglio selezionarne altre. Ok, questa è la Dance Cloud. Sulla Dance Cloud direi, come abbiamo visto all'inizio, non c'è molto da dire, nel senso che, ecco, una cosa, qua vedete che prima erano tutti rossi, adesso sono tutti verdi, perché? Perché questi passaggi sono già stati fatti all'interno di questo progetto. Mano a mano che fate un passaggio si colora di verde. Dopodiché potete decidere uno di rifarlo, uno o due, o quelli che volete, potete decidere di riaccenderli e di riprocessare, eventualmente cambiando le impostazioni. Vado qua perché l'unica impostazione che non è editabile all'interno del progetto, ma soltanto in fase di Project Template Editor, quindi quello che abbiamo visto all'inizio quando il progetto si crea, è questa qua. Cioè decidere se sarà un progetto a tutti gli effetti 3D o un progetto 2,5D. Quella è l'unica opzione che poi per cui non è consentito editarla a posteriori. Tutte le altre invece sono modificabili, quindi posso fare test successivi mano a mano che procedo. Vi dicevo sulla desktop, poi non vi dico molto altro perché si tratta di lanciarla, siccome non ci sono neanche molti parametri. Ecco, una cosa importante, vedendo questa Dance Cloud vi accorgerete che la Dance Cloud non è fittissima. Perché non è fittissima? Perché attualmente nel processo vengono implementati
dei filtri per ridurre il numero di punti, sia per questioni di processing, sia per questioni di pulizia. Quindi in realtà arriviamo a una nuvola di punti che ha meno punti, che ha sensibilmente meno punti, quindi forse visivamente si riconosce che ha un po' meno punti, è anche un po' più pulita. Ora, questo parametro, questi filtri che fai in fase di processing, ne abbiamo parlato con GVI, sono dei filtri che non hanno impostato il default, che però potrebbero non essere sempre utili. Cioè, mi spiego meglio. Apparentemente noi all'inizio vedevamo delle nuvole più rade e questo un po' ci preoccupava. A livello di prodotti finali, in realtà, per fare poi sezioni o supporto, anzi, in realtà poi si hanno anche dei risultati più puliti e hanno anche il vantaggio di avere dei file decisamente più usabili, perché sono già leggeri. Però è pur vero che non è una cosa che possono decidere lato software a priori e senza lasciare spazio. Per cui GVI ci ha promesso che nelle prossime, non so se nella prossima, comunque nelle prossime versioni, questa opzione verrà lasciata a scelta dell'utente, per cui i filtri si potranno azionare o non azionare anche in funzione dei tempi di calcolo di cui si ha necessità, e si potranno editare, quindi azionare o non azionare un conto e poi editare, quindi quanto filtrare e quanto non filtrare. Questo ecco, sulla Dance Cloud, questa cosa qua. Rispondo un attimo alla domanda di Rolando che mi dice sì, è possibile usare macchine fotografiche? È possibile assolutamente. È possibile usare, direi, un po' di tutto. Noi qualche volta abbiamo fatto rilievi fotogrammetrici, ora i puristi della fotogrammetria si tappino le orecchie, però anche con l'iPhone. Erano casi particolari in cui proprio lì nelle zone terremotate, in cui c'era qualche parte in cui non potevamo entrare, non dovevamo fare molto veloci. Potevamo andare col drone e allora eravamo lì al volo e dicevo, beh, ho in tasca l'iPhone, comincio a scartare in maniera compulsiva e vediamo cosa ne esce. Ora è chiaro che non si fanno così i rilievi fotogrammetrici, però per rispondere alla domanda, sì, certo che sì, diciamo, l'immagine, peraltro, ormai l'iPhone fa foto anche molto definite, con distorsioni relativamente basse. Quindi. Però sì, fotogrammetria si fa con. Poi dipende molto con immagini, con foto da qualsiasi device. Poi dipende molto da cosa uno si aspetta, da quale tipo di precisioni uno vuole raggiungere e anche dal tipo di processing. Nel senso che se uno ha delle immagini fatte con camere, magari non particolarmente performanti, non a focale fissa, eccetera, eccetera, che ad esempio producono delle distorsioni, però poi è in grado di, con funzioni che gli ho fatto vedere di pre-processing, di eliminarle o quantomeno ridurle, le distorsioni, beh, insomma, è un'azione che si può fare. Quindi sì, sicuramente sì. Torniamo qua. La Dance Cloud, ecco, vi dicevo il DSM, questo è il DSM, vedete, ora non ricordo se l'abbiamo esportato, però ecco qua ci sono tutti gli edifici, ci sono, vabbè, c'è un po' di sporcizia ai lati perché qua con il bounding box abbiamo lasciato la bounding box totale, quindi poi i lati ovviamente i punti diventano più radi, però la zona che interessa che è questa. Ci sono gli edifici, ci sono gli alberi, qua, vedete qua, tutta questa parte qua alberata. Scusate, qua ovviamente tanto tempo, era finito da tempo. Questo è il DSM. Il DEM lo creiamo adesso.
lo creiamo ora. E vediamo la differenza. È chiaro che sarà una differenza qualitativa, nel senso che adesso vedendola così durante un seminario online non si può fare molto di più, però questo è quello che... Sì, sì, no, beh, insomma, mi interessa anche farvi vedere delle funzionalità specifiche, però appunto. Ecco, un'altra difficoltà, devo dire, ora poi non mi sento molto a mio agio a mettere in evidenza le difficoltà, però per chi ci conosce, sapete che noi in realtà più che dei venditori siamo un'azienda che fornisce assistenza in questo settore, quindi in realtà il mio interesse è fornire assistenza, non è cioè mi interessa che le cose funzionino, che una persona possa usarle, e quindi insomma se c'è una difficoltà di questo tipo la dico e dopodiché vediamo insieme come se si può risolvere. No, vi dicevo, l'altra difficoltà sulla quale abbiamo comunque anche già discusso con GVI, e anche lì le nuove versioni cercheranno di ovviare, è che facendo il DEM sovrascrive il DSM, quindi il DSM bisogna prima esportarselo. Questo è il DEM, di nuovo la zona di interesse è questa qua, però vedete che qua c'erano gli edifici, questo è il parcheggio, questo è il terreno, il cordolo ad esempio, questo cordolo che vedete rimane perché viene classificato come terreno, dipende dalle dimensioni che abbiamo dato in fase di definizione del DEM, del processing per il DEM, però diciamo in questo caso crea il DEM in questo modo. L'ortofoto, non ricordo se non farvi vedere questa o quell'altra, perché c'era un particolare interessante da quello della macchina, è qua, o è nell'altro? No, è lì, dove giustamente c'è la palla per la bottini. Intanto prendiamo questa ortofoto, così vi facciamo vedere anche l'ortofoto. Allora, nel frattempo cerco di aprire anche l'altro, dove c'era un particolare sintomatico, diciamo così, dell'ortofoto, e allora volevo farvelo vedere. Mi intrometto un attimo dicendovi che dei vari test che sono stati eseguiti anche insieme al corso, vostro relatore in questo momento, abbiamo anche stabilito, secondo vari appunto test, che probabilmente la ridefinizione della nuvola o la scrematura della nuvola deriva sicuramente da una possibilità di avere un dato più preciso, ossia è possibile che l'eventuale risultato che si ha è proprio derivante da che uno va a calcolare ulteriori punti, tre punti in più, va bene, se magari non sono diciamo precisi sotto un certo range. Questo qui è una cosa che noi abbiamo diciamo un attimo affrontato, discusso anche adesso insieme ai fornitori del software in California in Rapid, e abbiamo giustamente riscontrato questa situazione. Sì, nel frattempo sta chiudendo la foto, siamo a 107 su 115,
Scusate io tempo, però certo. Un'altra pagina. No, ora sta facendo la mosaicatura. La mosaicatura, siamo quasi arrivati. Qui. Ok, ora farò stitching. Ecco, diciamo, nel frattempo mi verrà l'ortofoto è l'ultimo passaggio. Questo è un po' quello che volevamo presentarvi. Il software funziona a questa logica, cioè il workflow. Uno dei vantaggi del workflow è quello che appunto lo si può attivare in maniera conseguenziale, quindi faccio un allineamento Dance Cloud, Demo, DSM, ortofoto in un lancio unico, può essere comodo quando non è necessario stare al PC, diciamo così. E vi parlo un po' dalle ottime potenzialità, nel senso che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e appunto una cosa che ci ha un po' colpito, devo dire, è proprio il fatto di quanto lato GUI siano attivi e operativi. Cioè, quando abbiamo avuto noi abbiamo iniziato la nostra collaborazione non conoscendoci, ovviamente no, non ci conoscevamo, nel senso che ci siamo sentiti su online e abbiamo iniziato a fare i nostri test mandando indietro una serie di domande importanti, di questioni, anche un po' temendo all'inizio che loro dicessero: ma questi qua ora arrivano loro freschi freschi e cominciano a dirci che il nostro prodotto ha una serie di complicanze. Però invece loro sono stati veramente molto, molto reattivi, diciamo così, più che nel rispondere poi nel mettere mano. La nuova user guide ne è una prima dimostrazione concreta, nel senso che una cosa che vi avevamo detto era che la prima user guide era un po' scarna. Su quello hanno subito i tempi brevi, hanno subito avviato. Questo è una cosa che ci sembra interessante, ci sembra importante. Noi che lavoriamo poi con software di diverso tipo, non solo in ambito fotogrammetrico, nell'ambito UPS, nell'ambito GIS, avere un interlocutore così è un valore aggiunto importante. Noi diventiamo un interlocutore, un'interfaccia, perché mi rendo conto che non tutti sono in grado di interfacciarsi con un interlocutore che sta California, che parla solo inglese, che scrive solo inglese, che non è con cui ci si può vedere una volta, fare un test insieme o cose di questo tipo. Quindi questo è un po' il senso del nostro ruolo. Per modelli costituiti in molti milioni di punti si può sotto dividere in aree, anche se devo dire per la nostra esperienza è stato sempre abbastanza rapido. Dipende da se si intende molti milioni di punti, ovviamente, però è sempre stato abbastanza rapido e in parte quel filtro sulla Dance Cloud che attualmente è implementato di default da questo punto di vista aiuta, nel senso che appunto è molto più veloce anche nella costruzione e poi nella gestione successiva. Blending Image, dovremmo essere giunti al termine, quindi essere pronto l'ortofoto.
Ah, ecco. È vero, mi ricorda. Sì, ci metto un po' di più di quanto pensavo, perché la box è rimasta nel cassetto. Era molto abbondante. Hanno fatto un resize della 9. Questa è una risoluzione di 2 cm e 3. Questa è la funzione che volevo farvi vedere. È questa qua. Allora, ci sono dei problemi, vedete, non tanto tipo qua, questo è un problema abbastanza evidente. Posso su alcune zone decidere di mosaicare a mano, quindi seleziono un'area, clicco col destro, select visible in me. Questo, ok. Come va? Ok. Assign meglio, funzione. Ok, e qua mi dice tutte le immagini che insistono su quell'area lì. Quindi io posso decidere di, ecco qua, assegnargli questa. È chiaro che in questo modo, ad esempio, ecco, sposto in parte il problema su questo muretto, mentre gli altri vanno, sono tutti a posto, vedete. Dipende anche poi un po' cosa mi interessa. Ora, qui ho fatto l'ortofoto su un'area molto ampia, quindi quando poi voglio un'ortofoto senza errori da nessuna parte, faccio quello che dicevamo prima per la nuvola di punti, sotto campione, e faccio delle ortofoto su aree più piccole. Perché l'ortofoto, ovviamente, dovendo correggere tutti i problemi di ortogonalità, specialmente su rilievi da UAV, dove non ho altezze, mentre un rilievo da aereo sono molto alto e quindi i problemi di ortogonalità sono un po' meno evidenti. Su un rilievo da UAV, e invece, insomma, potrebbero essere anche corposi, problemi di ortogonalità, allora correggendo da una parte introduco un errore dall'altra. Però ad esempio qua, questo era solo un esempio per farvi vedere, c'era saltato all'occhio perché era lampante proprio il bordo del tetto che era tagliato a metà, in questo modo posso decidere di correggere. Vedete che qua ci sono tutte le foto che insistono su quell'area, posso decidere di usare quella che voglio usare, alcune poi le ultime sono con porzioni, quindi sono particolarmente usabili, però qua sopra, vedendo nel suo insieme l'ortofoto, quest'ultima funzione fa vedere le stitching line, quindi le linee diciamo, con cui vengono interconnesse i bordi, con cui vengono interconnesse le immagini, che peraltro sono anche esportabili. Ecco, sì, non vi ho fatto vedere questo sugli import export, ma in realtà non vi ho fatto vedere perché sono cose abbastanza, come dire, standard. Posso esportare 3D point, DEM, ortofoto e stitching line. Quindi ad esempio il DEM esporto nel sistema di riferimento che mi interessa, compression, risoluzione, posso esportare, oppure stessa cosa per la Lens Cloud, posso esportarla o la Lens o la Sparse, tipicamente la Lens, con colori normali, classificazione dei punti. Questa è una funzione particolarmente importante per essere poi interfacciato con l'IDAR 360, quindi questa nuvola la esporto lasciando le informazioni di classificazione dei punti e poi la metto su LiDAR 360. Questo aiuta poi tutte le funzionalità molto molto più fini che ci sono su LiDAR 360 dal punto di vista della classificazione, per cui poi lì è consentito anche suddividere tra diversi tipi di vegetazione. Ecco, diciamo, quello è uno strumento sicuramente più complesso, più articolato, anche più costoso,
diverso, che fa che però può partire da questo punto qua, export della Lens Cloud con queste informazioni associate, e poi proseguo su Video 360, se devo andare un po' più sul fine. Direi questo è quanto, anche perché cominciamo con quanto all'una, direi che siamo... Faccio solo una piccola premessa, diciamo, antefatto. Molte volte noi dobbiamo, operatori del settore, nell'ambito della programmeria, o la Scania, che non abbiamo meno di tutti, ci serve sempre quella cosa a livello di classificazione. Premetto questa cosa perché anche il nostro collega Giorgio Carrieri, lui, diciamo, l'artefice della scoperta di questi software, che giustamente erano stati poi, diciamo, visionati, valutati un pochettino in demo. Ci siamo un po' buttati in questa cosa, volevo solo premettere, come ha detto anche già la gente rosso, Tiziano, che accanto a me, il nuovo prodotto di evoluzione, cioè abbiamo sempre un riscontro, cioè noi lavoriamo, o abbiamo lavorato su altri software, cioè siamo attenti con cui continuiamo a lavorare, come penso all'amico Paolo, dove giustamente abbiamo fatto scale, molte scarture, e naturalmente i modi di nuovo gli addetti hanno anche i prezzi in questo senso, cioè nel senso che comunque diciamo che devo dire che più che altro questo connubio tra l'Inapter e l'Inapter 360 può portare a ottenere risultati anche per eventualmente avere una gestione del terreno diciamo, della parte che ci interessa, e giustamente anche approfondendo un pochino di più le varie cose grandi per quanto riguarda il software, si va a classificare. Adesso recentemente ben leggevo che posso andare a classificare anche il tipo di foto e il tipo di pianta. Adesso non voglio esagerare su questa cosa, però abbiamo, diciamo, un buon prodotto. Niente, dal nostro punto di vista, se non avete domande, se avete domande ci siamo ovviamente. Per il resto, niente, vi rinnovo la disponibilità a parlare di queste cose in qualsiasi momento, in qualsiasi forma. I nostri riferimenti li trovate sul sito, in particolare per questo tipo di cose, l'Imagine Guida 360. E ho anche informazioni sull'hardware che non abbiamo ancora in dotazione, ma appunto contiamo di avere, la mail assistenza.gui@gital.it. Niente, a breve definiremo la data del webinar su Lira 360 e la comunicheremo a voi via mail, comunque insomma attraverso tutti i nostri canali, quindi in qualche modo l'informazione girerà, insomma. Se non c'è altro, vi salutiamo tutti quanti, grazie mille per essere stati qua al primo webinar, e appunto contiamo di farne altri, quindi insomma ci sentiremo. Buon appetito.